umiliarti e gonfiare un palloncino col c***o in televisione! Bonomi! Bella a tutti ragazzi, sono Anthony Pence e benvenuti sul mio canale. Come potete notare, oggi cambio di programma. Giordi non sta in aria, non sta per terra, non sta sotto, non sta sopra, ma sta qui. Sono già qua ragazzi, perché io non voglio apparire dopo. Mi fai sempre comparire dopo e per me è uno... Ah, molto meglio, Ma forse no. Non farlo mai più, Tony. Non farlo mai più. Oggi siamo qui per iniziare insieme una nuova avventura, ovvero Ciao Darwin... 8. 8. Le terre... desolate. Ciao Darwin è un programma, come ben sa il nostro Paolo Bonolas, anzi Bonomis, mette a confronto tante categorie che compongono la nostra società. Pungolati da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, 100 concorrenti divisi in due squadre, ciascuna con un proprio capitano individuato tra personaggi noti, si sfidano per la vittoria. Cazzo, sei bravo a leggere, Giudello. In questa serie commenteremo le parti più divertenti di Ciao Darwin 8. Che tra l'altro io non vedo l'ora di vedere La macchina del tempo, perché sappiamo benissimo che... La macchina del tempo! No, ma Time Machine! Time Machine! Ah. Per questa nuova avventura ragazzi chiediamo 80.000 likes! 80.000 likes! È un po' tanto però... Chi lo so? La puntata di oggi metterà a confronto Family Day contro Gay Pride! Chi vincerà, Jodel? Sei interessato molto? I gay. Così. I gay. Ma Ciao Darwin non è Ciao Darwin senza... Madre Natura. Madre Natura. Vuoi un pasticcino? Madre Naturino. Madre Natura. Quello che ho visto cosa del pinocchio non ho mai capito. Cioè... Devo dire notevole, ma possiamo fare di più, possiamo fare di più. Dai, zio! Madre Natura! Meravigliosa! Sta i c***i, ma tu che li c***i! Mettete tutto a posto, avete 10 minuti per togliervi dei c***i. Ma che c***o? Lei, mandatemela in camera. Culo! Solo culo! È il programma dei culi, eh. Ma dopo che il nostro Laurenti si è travestito da, non so, Alibaba, Giugiubà, passiamo ai primi scontri tra Povia e Vladimir... Luxuria. Luxuria. Luxuriosona. Via! Quando i bambini fanno... Bellissimo! È tutto un fumetto di strane parole. Che io non ho letto. Let's go, baby! Voglio tornare a fare oh. Tua mamma è t***a, tua mamma è t***a. Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia né sulla f***a. Passiamo al Gay Pride. Spera e basta, guarda, non capirò. È un from a different angle. I am what I... Guarda, è concentratissimo. Ma cosa fa? Oddio, madonna. Ma adesso passiamo alla prima sfida outdoor. Fuori, no, in esterna. Fuori, fuorone. Dove vanno nel fango, tra le sterpaglie. E dove Bonomis inizia a dire non cincischi, quelle cose là. Esattamente quello. Proprio quello. Oh yeah, let's go. Eccoli qua, gli uomini e le donne del Family Day. 3, 2, 1, via! Vai! Everybody say... È la musica di merda, sono. Esatto. Coraggio, ciccione, si muova! No! No! Ciccione! Guardate che ci sono dei temibili volatili. Oh.
poi si butta giù tipo scivolo. Vada, 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 vada! Che arrivano su e poi... Sinerpichi! Si sta aggrappando a lato! Ciccio, dai una mano! Dai una mano alla donna di bronzo! Ciccio! Ciccio se ne fotte! Ma si va! Bellissimo! Porca miseria, sembrate dei molluschi! Ah, guarda sto piscione, questa è la piscia! Piscia. Questa pisciando! No, no, la bronzia! Boom! La bronzia! Cosa fa? Cosa fa? Cartocciato la faccia nel... No, chi è? Ma chi è? Fantozzi! Sei bellissimo! No, dai, dai. Guarda la sua faccia, guarda la faccia! Perché sono qui? Non volevo venire! Ci sono un mare di punti! Rimani dai! Niente. Nulla. Nella storia di Ciao Darwin non ho mai visto uno che rimasto attaccato. Uno che si attaccasse. No. Ma passiamo ai ragazzi del Gay Pride. Adesso tocca a voi. Coraggio branco di birbanti. Tra l'altro, so se hai notato, tra di loro c'è Damiano dei Maneskin. Via, 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 via. Guarda qui, corre. Via, via. Ma ne hanno passate tante. Guarda Damiano dei Maneskin avvolto negli spaghetti. Più veloci che fa. Si sta impiccando da sola. Trema, zio. La striscia notizia. Oddio, questo ci muore. Questo ci... Madonna. 8, 7. Ce la farà o no? 5, rimanga attaccato. 3. Rimanga attaccato. Vada. Coraggio, amico mio. Rimanga attaccato. No, non ce l'ha fatta. No. Non è fisicamente possibile. E dopo tutto questo delirio, Giotelli, io direi di passare al momento più bello ed emozionante di Ciao Darwin. La macchina del tempo. Il tempo. Il tempo. Che è relativo. Molto. Moltissimo. Molterrimo. 22. Sconsolate. Sconsolate, vero? Buonasera Paolo. Buonasera sconsolata. 12. Oh. Più rumore pubblico. Considerati i due che la natura ha chiamato. Ma sta succedendo? Ma lei cammina solo così, signora? Vada. Sì. Si parte! Sogniamo tutti insieme! In un museo! Dove siete capitati? Siamo capitati nel viaggio nel tempo! Nel viaggio nel tempo! Un uomo, un uomo, un uomo! C'è un uomo tra le pecore! Signora! C'è un uomo per lei! Oh, e allora? Oh. Il sì. Signore che accompagna il suo avversario, chi è? È un signore anziano. No, andate a f***a. Più grande italiano di tutti i tempi, chi è? Quello che prende il treno. Non... Quello che prende il treno. Mi dica lei, giovanotto. Michelangelo. Ma... Proprio lui. Scusi. Leonardo, benvenuto. DiCaprio. DiCaprio. Leonardo. Chi è giovanotto? La signorina accanto alla signora. Se quella è Leonardo. Semmai la monna Lisa. Ah, è vero. Nuda, è nuda. Cioè. La monna. Allora, lei è Marilyn Monroe. E fin qui ci siamo. E lui? Einstein. Ma come Einstein? Einstein e Marilyn Monroe. Andy? Armani! Armani! Ma come Armani? Dove l'ho detto prima io. Paolo, chi l'ha detto prima? Armani! Chi è che ha detto Armani? L'ho detto io! Loro sono convinti che è Armani, questo è bellissimo! La Venere di... Botticelli! Bravo! Botticelli! Sei bravo? Quando la dipinse il Botticelli? L'800! E poi 800! Cosa urli? Dov'è la Galleria degli Uffizi? L'ho detto io! Ma così la vita condominiale! Popolo dell'arte! Signori! Ti prego, se chiedo uno... Mi dica due venti che conosce, signora. Il vento di ponente... vento di levante. E il vento di occidente. Perfetto. Il vento dell'Africa e il vento dell'Italia. Ma che c***o è? Cosa vuol dire? Caldo, secco, adoro. Caldo, secco, adoro. Che exploit di st***o.
notte. Chi è quell'uomo con la maglietta a righe? Pablo? Pablo Picasso! Ma sai che hai detto, Jody? No, niente, scusa? Niente. Ti sembra Pablo Escobar questo? Era un famoso cubista. Quindi, che lavoro faceva Picasso? Il cubista. Io la so io! Ma non devi parlare, devi alzare la mano in silenzio e poi Paolo deciderà. Bella! Sì. Ma non devi parlare, devi alzare la mano in silenzio, devi far parlare Paolo! Paolo, sei qua! Ma perché non parli? Ho la corona! Tutto ciò Paolo ha già la mano alzata. Realizzava quadri usando cosa? La frutta! La frutta, gli ortaggi. Tutti frutti. Tutti frutti. Perché era vegano. Pronti? Via! Se ti cade la mela! Ma devi continuare! Okay. Per l'amor di Dio! Ok! Oh, bevete! Oh, un nano d'oro! Non so se va benissimo dire un nano. Uno di bassa statura d'oro! Ma che urla! Il cerchio gira! Niente! Paolo si è alzato! È andato! Mettetevi sulla peretta lì e gonfiate i palloncini! Cerchi! Avevi un taxi! Muovi mani! Gli è partito il palloncino! Scoppia! Umiliarti e gonfiare un palloncino col c***o in televisione! Bonomi! Bella! Dopo balletti col culo, culi e gente che piange per quei culi, tralasciando i vari maiali infiocchettati e donne che sfilano, o uomini che sfilano, o donne. Ma tra Family Day e Gay Pride, chi avrà mai vinto? Sto c***o! La porta a casa, il mondo del Gay Pride! Bravi tutti! E con la vittoria del Gay Pride si conclude questa puntata di Ciao Darwin! Ciao Darwin! Con te la selezione naturale, niente da fare. No. Mi raccomando, lasciate like e commentate qua sotto. Seguiteci su Instagram, questo è il mio Instagram. Questo è quello di Jodel. E qua c'è quello di Bonolis. Raga, il mio Instagram! È qua. Davanti la faccia? È qua. È qua! Ciao ragazzi, bella! Ciao! Bonomis!